Bene, sono le 8.33, direi di iniziare il Consiglio Comunale. Come oggetto di questa sera abbiamo addirittura l'approvazione di verbale della seduta precedente, la ratifica delle deliberazioni di Giunta Comunale numero 146 riguardante la variazione d'urgenza del bilancio di previsione finanziario, il documento unico di programmazione, l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021, la costituzione da parte di Acqua Bresciana di società attiva microlending e acquisizione sempre da parte di Acqua Bresciana di una partecipazione del 1% in CSMT Gestiones, modifica regolamento per i servizi socioassistenziali scolastici, esame e approvazione del piano diritto allo studio anno scolastico 2022-2023, esame e approvazione della convenzione per l'esercizio associato della funzione di protezione civile per i comuni di Gottolengo e Gamara. Quindi passerei a rilasciare la parola al segretario Parrastello. Buonasera, Dancelli, presente. Massa, presente. Singh, presente. Veretti, presente. Salvini, presente. Ghidelli, presente. Viglietti, presente. Tira, presente. Sormani, presente. Tenini, bravo. Presente. Inizio. Grazie. Perfetto, quindi partiamo subito con il punto 1 all'ordine del giorno, la lettura e approvazione verbale della seduta precedente del 25 luglio 2022, deliberazioni dalla numero 27 alla numero 32. Avete avuto tutti i consiglieri in modo di ricevere i verbali, quindi metto in votazione, chi vota a favore? Passiamo quindi al punto 2, la ratifica deliberazione giunta comunale numero 146 del 29 luglio 2022 riguardante la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziaria 2022-2024. Vorrei lasciare la parola all'assessore Ghidelli. È stata fatta questa variazione al bilancio di previsione, in quanto sono stati beneficiari di un contributo regionale pari a 99.120 euro. A quello punto abbiamo discusso in consiglio che il bando è stato insieme, è stato seguito da Giulia Lincia, che ha avuto un bando per il titolo dei ragazzi che si svolgerà da ora fino a marzo del 2023. Abbiamo poi dovuto incrementare il fondo di solidarietà e per il potenziamento dei servizi sociali abbiamo aggiunto infatti 14.000 euro per la persona, 4.000 euro per l'assistenza domiciliare e 5.000 euro per l'organizzazione delle iniziative di centri estivi per i ragazzi. E di base andiamo a fare questa attività. Perfetto, se qualche consigliere vuole intervenire. Altrimenti la mettiamo in votazione. Ho dimenticato anche, sono state poi aggiunte le spese per l'organizzazione delle elezioni elettorali del 25 settembre. Prego. Dovremmo anche poi aggiungerne altre alla luce dei benefici ricevuti sul tema anche dei contributi per l'incremento delle utenze e altro, quindi un susseguirsi che speriamo sia numeroso, perché la situazione relativa al tema gas e elettricità è particolarmente pesante. Grazie. Grazie. Metto quindi in votazione il punto 2. Chi vota a favore? Chi si astiene? Per questo chiedo l'immediata eseguibilità. Chi vota a favore? Chi si astiene? Ok. Passiamo quindi al punto numero 3, documento unico di programmazione DUP per l'acquario periodo 2023-2025. Allora, sapete che gli enti locali devono presentare il DUP, che è il documento unico di programmazione che dà sostanzialmente una visione strategica e operativa di quella che è la vision dell'ente. Infatti si compone di queste due sezioni, ne abbiamo parlato in preconsiglio, quindi per chi ci ascolta possiamo dire che nella sezione strategica abbiamo inserito quelli che sono stati i punti del nostro programma elettorale che trovano ampio riscontro all'interno del PNRR, quindi le nostre 5 missioni della transizione ecologica e della rivoluzione verde, l'europrogettazione, i lavori pubblici e il PNRR, l'inclusione e la coesione sociale, la sicurezza e la protezione civile e l'innovazione digitale. I consiglieri e consiglieri hanno avuto modo di poter visionare il DUP attraverso gli uffici e quindi metto in discussione questo punto, se qualcuno vuole intervenire. Prima ovviamente insiste, prego. Prego consigliere Bravo.
molto banalmente, siccome nei progetti c'è anche il rifacimento e l'internet, le case nuove, per intenderci, con uno spostamento di tutte le attività che sono in letto, compreso l'asilo statale, che andrà per un periodo necessario presso la Paparettini. Questo spostamento, che sarà momentaneo nel progetto di ristrutturazione, noi ci auguriamo che possa essere propedeutico invece per una sistemazione definitiva presso la Paparettini, perché noi si continua a non capire come i bambini possono giocare in una cortile così molto improvvisato. È un punto, vediamo che cosa può succedere in questa situazione, ci auguriamo davvero che possa diventare una situazione definitiva. Poi tutto il resto fare una cosa sacca. Sarà sicuramente un bel banco di prova, vedo un attimo difficile la gestione poi amministrativa delle due sezioni, con le difficoltà che ti solda, visto che il datore di lavoro risulta comunque essere direttore della scuola, per quanto riguarda la statale, piuttosto che la Marisa per quanto riguarda il KPT, però insomma. Ma quel prova, come hai detto, è una sentenza, diciamo, momentanea, che può dare con l'infarinatura. Sì, sono inciso nel rispetto ai tempi contingentati, che sono le motivazioni anche personali che spingono ad essere particolarmente sintetici questa sera, perché al di là del documento unico di programmazione, che per un'amministrazione che si accinge ad iniziare un mandato quinquennale comporta il recepire quello che è un programma chiaramente elettorale, volevo solamente dar conto al Consiglio che col Sindaco e anche i colleghi abbiamo iniziato sin da subito, in parte obbligati dalla contingenza gravosa sul tema dell'incremento delle utenze, a progettare, programmare ed essere particolarmente già anche esecutivi, non solo su quelli che sono i bandi per la quale si è stati beneficiari di PNRR, ma anche e soprattutto sul tema della produzione di energia da fonti di energia rinnovabile. Questo ci sta vedendo particolarmente impegnati come amministrazione, e che alla luce delle dichiarazioni programmatiche e prospettiche che vengono recepite dal DUP c'è già un'attività cogente e che vede, e mi permetto l'inciso in qualità di assessore ai lavori pubblici, già degli impegni molto importanti in un bando di Regione Lombardia che ci è stato depositato circa l'installazione di fotovoltaico all'interno della polisportiva, ossia nel tetto del palazzetto dello sport, ma anche a fronte di quel contributo statale che il triennio ci ha già assegnato, di destinarlo anche a delle attività riferite a installazioni per essere sintetici di fotovoltaico e non solo. Ovviamente mi fossilizzo su questo tema perché sappiamo benissimo che il nostro territorio non si presta a eolico piuttosto che a altre cose, e piuttosto che idroelettrico fotovoltaico, diciamo, totalmente impegnati su questo. Quindi voglio dar conto di questa attività che anche in queste settimane ha visto tutti molto impegnati sul tema. Vero, grazie. Metto quindi in votazione il punto 3, il documento unico di programmazione DUP per il periodo 2023-2025. Vota a favore? Chi si astiene? Passiamo quindi al punto 4, approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2021. Lascio la parola ancora al dottore Ghidelli. Allora, il bilancio consolidato rappresenta praticamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente. Col bilancio consolidato noi andiamo a prendere i numeri dell'ente, andiamo a unirli con i numeri delle nostre partecipate, delle nostre controllate. Ad oggi noi andiamo a unirli pertanto con le nostre partecipate, che sono Carda 1 SPA, che abbiamo una partecipazione dello 0,10%, con l'ambito 9 che abbiamo una partecipazione del 4,57%. Entrambe queste società non, ad oggi non distribuiscono utili, pertanto noi non abbiamo un particolare vantaggio a livello economico, però andiamo a unirli all'interno di questo bilancio consolidato e prendiamo atto appunto. Gracias.
Aspetto se qualche consigliere vuole intervenire, altrimenti mettiamo in votazione l'approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2021, che vota a favore. Chi si astiene? Perfetto, per questo vi chiedo l'immediata esigibilità, che vota a favore. Chi si astiene? Bene, lascerei ancora la parola all'assessore Ghidelli per il punto 5, costituzione da parte di Ecopresciana SRL di società attiva nei problemi di acquisizione sempre da parte di Ecopresciana SRL di una partecipazione del 1% di un CSMT gestiones. Praticamente andiamo a prendere atto che Ecopresciana ha costituito questa società CSMT gestione e ha una partecipazione praticamente dell'1%. Questa CSMT gestione ha per oggetto sociale un'attività di no profit di ricerca e innovazione tecnologica che partecipa al progetto internazionale Will Water Innovation Living Lab, che ha praticamente per oggetto l'avvio alla realizzazione di un centro di competenza sulle tecnologie per la gestione dell'acqua. E vanno poi a costituire una società di crowdfunding, che praticamente è un gruppo studio che vanno a cercare delle risorse finanziarie presso altri utenti del servizio, sono destinate per investimenti inerenti in strutture idriche e funzioni del servizio stesso, sempre di approcciare, comunque noi prendiamo atto e sempre una nostra partecipata di questa cosa. Basta. Perfetto, se qualcuno vuole intervenire, altrimenti in votazione. Ovviamente. Un inciso lo facciamo sulla preparazione di questo assessore, che mi serve particolarmente sul pezzo di prima. Direi che come assessore bilancio è ok. Non è rimandato a settembre. Bene, mettiamo quindi in votazione il punto 5, chi vota a favore? Per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità, chi vota a favore? Perfetto, passiamo quindi al punto 6. Modifica del regolamento per i servizi socio-assistenziali scolastici e, se mi consentite, conseguentemente anche la discussione, poi passeremo alla votazione separata del punto 7, esame e approvazione del piano di titolo studio per l'anno scolastico 2022-2023. Lascerei quindi la parola al consigliere Giulia. Allora, per quanto riguarda la modifica del regolamento, il punto fondamentale è stato quello di slegare le tabelle del tariffario di scuola mossimensa e allegarle al piano di diritto allo studio, così da rendere più facile la futura modifica, in quanto il piano di diritto allo studio viene dato annualmente e invece il regolamento non deve passare alle varie commissioni. E parlando invece del piano di diritto allo studio, analizzerei i punti fondamentali in cui si è diversificato rispetto agli anni precedenti. Parlando di mensa, sono stati identificati due locali all'interno dell'edificio scolastico, quindi non ci sarà più la divisione tra scuola e oratorio come era l'anno precedente, ma sarà tutta all'interno dell'edificio. È stato istituito un servizio extrascolastico di prescuola dalle 7:30 alle 8, al momento sono previsti 25 bambini fino a un massimo di 30. E per quanto riguarda l'assistenza di persona, c'è stata una massima collaborazione per rispettare quelle che sono state le richieste della scuola. E ci direi precisare, come ho detto prima anche l'assessore Ghidelli, che da parte del Comune c'è stato un incremento di 14.000 euro, oltre alle quote già previste da varie regionali piuttosto che statali. C'è stato un leggero aumento del costo dei trasporti, quindi una modifica del tariffario, e questo legato essenzialmente a costi esterni e all'aumento in generale di benzina, appalti e cose del genere. E sempre riguardo a questo punto vorrei fare la precisazione che su circa 39.000 euro, nonostante l'aumento dei costi a carico delle famiglie, al Comune ne rientrano 8.000, quindi abbiamo cercato di mantenere un costo abbastanza sostenibile da parte di tutti. Ecco, questi sono i punti fondamentali. Perfetto, lascerei anche la parola all'assessore Linda Biglietti, visto che si è tanto impegnata in questi mesi estivi per costituire poi una rete molto importante tra il Comune e i vari enti, adesso vi racconterà, per partecipare al bando di Stato più insieme, che poi il Comune di Gozzolengo si è visto aggiudicatario, quindi sì,
Sì, allora, il Comune di Cottolengo ha partecipato a questo bando indetto dalla Regione Lombardia che si chiama Bando Estate e Più Insieme, e il Comune di Cottolengo insieme ad altri enti come la parrocchia, la scuola dell'infanzia Caprettin, l'asilo nido dei Puffi, e in collaborazione, ma lavoreranno in modo trasversale anche Sport Academy e la cooperativa Il Gabbiano, abbiamo costruito insieme dei progetti che rispondessero a quelli che erano, diciamo, gli obiettivi che ci dava il bando di Regione Lombardia. Tra questi ve ne cito alcuni che secondo me sono di fondamentale importanza, per esempio favorire l'accesso e l'inclusione dei minori con disabilità a tutti gli interventi che verranno realizzati, sia per quanto riguarda l'oratorio, sia per quanto riguarda l'asilo, la scuola e l'asilo nido. Un altro punto fondamentale è quindi favorire il benessere psicosociale attraverso anche attività concrete, ludiche o esperienziali. E poi abbiamo diversi altri aspetti, come per esempio implementare anche interventi di educazione per limitare quello che è un po' anche la dispersione scolastica, il fattore proprio di promozione di un'educazione anche alimentare in alcuni settori, oppure proprio un'inclusione sociale, una lotta alla povertà educativa. Erano tutti obiettivi che il bando ci diceva di rispettare nel fare questi progetti. Allora, insieme a queste realtà che vi ho citato prima del nostro paese, ogni realtà, ogni ente ha costituito un pacchetto di progetti che andassero a coprire quelli che erano gli obiettivi del bando. Un'altra cosa fondamentale è che questo bando va a coprire una fascia d'età dagli 0 ai 17 anni, quindi abbiamo diversi ragazzi che possono, i bambini che possono usufruire di questo progetto che si chiama Includiamo, l'abbiamo chiamato in questo modo. E un altro dato che vi voglio dare è che i bambini e i ragazzi coinvolti saranno circa 200, quindi non abbiamo pochi bambini che potranno usufruire di questa serie di progetti e di iniziative che si svilupperanno da settembre, perché il bando è stato vinto dal Comune di Cottolengo nel mese di luglio, quindi da settembre, con l'inizio anche delle attività scolastiche, hanno già iniziato alcune scuole a produrre alcune attività e finirà a marzo 2023. Il Comune di Cottolengo è capofila, quindi gestirà un po' tutta quella che è la rete di questi enti. E come vi dicevo prima, in modo trasversale avremo queste due realtà che sono la Sport Academy e la cooperativa Il Gabbiano, che lavoreranno nei diversi enti. Quindi questo è un po' il lavoro e il progetto che abbiamo cercato di sviluppare insieme e che continueremo man mano, perché c'è comunque un monitoraggio da parte del Comune, c'è proprio essendo ente capofila, di tenere un po' le fila di tutti i progetti e vedere come si stanno sviluppando. E questo è un progetto a cui tenevo particolarmente e siamo riusciti a vincere questo bando, e quindi adesso vedremo come prosegue a marzo, come si concluderà. Congratulazioni. Grazie. Apro qui la discussione, se qualcuno ci vuole intervenire. Solo una domanda, sono finanziati tutti e tre nello stesso modo? Cioè, allora, 99.000 euro che sono arrivati, sono stati impartiti? No, allora, sono 99.000 euro il budget totale che abbiamo vinto dalla Regione. È chiaro che l'oratorio, che copre una fascia maggiore di bambini, ha una quota maggiore rispetto a, per esempio, l'asilo nido, che ha 30, se non sbaglio, 27-30 bambini, quindi sono stati ripartiti equamente in base proprio alla capienza che possono ospitare i vari enti. Grazie. Prego. Ok, allora mettiamo in votazione il punto 6, modifica il regolamento per i servizi socio-assistenziali scolastici. Chi vota a favore? Grazie. Votiamo quindi anche il punto 7, esame e approvazione del piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2022-2023. Ti voto a favore? Ok, per questo vi chiedo l'immediata eseguibilità. Ti voto a favore? Grazie. Passiamo quindi al punto 8, esame e approvazione convenzione per l'esercizio associato delle funzioni di protezione civile tra i comuni di Cottolengo e Gambara. Sapete che attualmente il comune di Cottolengo non ha una squadra di protezione civile, non ha un gruppo di protezione civile, ma aderisce insieme ad altri enti che sono il comune di Gambara e il comune di Fiesce
con una convenzione al gruppo comunale di protezione civile Leno. Quindi ringraziamo Leno perché nel tempo siamo riusciti a crescere, il gruppo è maturato, ci sono fatte delle esperienze, ci sono i ragazzi che si sono formati, adesso quindi c'è la volontà di costituire un gruppo intercomunale tra il comune di Gottolengo e il comune di Gambara, mantenendo comunque una convenzione sovraterritoriale con FIES e Leno per una sorta di mutua assistenza, quindi quando dovesse verificarsi un evento grosso su questi territori dei quattro comuni, che fosse Leno, fosse Gottolengo e quant'altro, tutto il gruppo comunale può intervenire spostandosi liberamente sui vari territori, così come è vantaggioso dal punto di vista economico, perché nel momento in cui dobbiamo fare dei percorsi di formazione o delle maxi esercitazioni e quant'altro, si può fare un'economia di scala, lavorare tutti insieme e quindi raggiungere insieme il vostro risultato. Quindi con questa convenzione, con questa delibera andiamo a costituire sostanzialmente il gruppo Gottolengo intercomunale. PS perché non è il gruppo? PS ha preferito a pochi volontari, in realtà sono veramente due o tre, e ha preferito rimanere direttamente con lui, invece che quindi qua. Quindi apro la discussione se qualcuno vuole intervenire. Prego. Un inciso, perché mi sembra doveroso alla luce della domanda del consigliere Bravo, è perché lei non ha voluto fare un percorso associato, no, tipo beneficio per tutti e anche per i nuovi consiglieri, ossia il comune di Gottolengo da diversi mesi proponeva e sosteneva una funzione associata che comprendesse Leno capofila, Gottolengo, Gambara e FIES. Leno, per scelte e motivazioni del tutto legittime, ma funzionali al preservare il proprio gruppo comunale, non ha voluto creare questa unione di fatto. E quindi abbiamo fatto una serie di riunioni a scavalco tra il mandato precedente e quello attuale, sempre presieduto da Daniele in qualità di assessore e poi sindaco con delega alla protezione civile, e Gottolengo ha sempre supportato la proposta di mantenere unità da questo punto di vista. Leno ha, ripeto, legittimamente optato per una situazione di autonomia da questo punto di vista. Quindi Gottolengo anche in tale occasione ha creato le condizioni e fa come sempre il tifo per la cooperazione, per l'aggregazione e per l'unione. La scelta di limitare la funzione a due enti non è stata determinata da Gottolengo e nemmeno dal Comune di Gambara, giusto per contestualizzare tutto. Grazie. Metto quindi in votazione il punto 8, già l'approvazione della convenzione per l'esercizio associato della funzione di protezione civile tra i comuni di Gottolengo e Gambara. Chi vota a favore? Grazie. Vi chiedo anche per questo di immediata eseguibilità, chi vota a favore? Grazie. Si chiude quindi la seduta del Consiglio Comunale di questa sera.